mestiere. È tutto suo. Grazie signor Figuro. Per cominciare, usiamo questa leva della smontacolpa per infilare i ferri, così, sotto il bordo della gomma, con una tra leve, una distanza di, direi, non più di 10 centimetri. Poi si gira e spingendo qua il bordo della gomma giù parti con la prima leva, così la gomma va giù nel canale di cerchio, che è più facile da smontare, non ci vuole più tanta forza. Quando è smontato fine qua, giri la ruota sulla smontagomma e usando la leva e spingendo anche un po' con le gambe, fai festa di uomini, la festa di uomini, ecco, fai scendere, poi prendi una gomma, una leva diritta, infili qua e pieghi la gomma così e poi con martello dai due colpi e così esce la gomma. Poi per montare la gomma nuova appoggi il cerchio qua col disco su ma è buono quello che usiamo. Sì, è un giorno e qua il mio meccanico Luca ha ingrassato la ruota, dentro la ruota con vaselina, in modo che il mousse non si assecca e rompe durante una giornata di 8 ore, rimane sempre nello fresco. Luca mi mette dentro il mousse e poi questa fase è importante, soprattutto con le cilindrate grosse. Pulire grasso vaselino dal bordo della gomma. Pulire per bene perché se rimane vaselina può essere anche con termacopertone che comincia a slittare. Quando c'è tanta trazione con potenza del motore può girare la ruota sul cerchio e con conseguenza che si spacca termacopertone e dopo comincia a tirare a vuoto come se tasse frizione e non vai più avanti. Mi è successo una volta e dopo facciamo sempre caso a questa vaselina sul bordo e per essere sicuri che non rimane, che sia bella secca. Prego. Poi si guarda il senso della rotazione. Giusto. Poi parti dalla ferma copertone. Metti il bordo della gomma, fai passare in modo che ferma copertone rimane dentro della gomma. Poi parti da questa parte, piano piano, un pezzo alla volta, fai entrare. Poi mandi dentro ferma copertone e infili una leva così e agganci qua
in modo che il fermacopertone rimane sempre dentro della gomma, che non rimane tra cerchio e bordo della gomma. Poi metti una leva qua da parte opposta, appoggi un piede e poi cominci a montare. Adesso serve questo cacciavite per infilare qua. Che aiuta, cacciavite aiuta il bordo della gomma a scendere nel canale del cerchio, se no fai fatica a montare. Torni indietro con la leva. Ecco fatto. Così abbiamo fatto vedere come si smonta e rimonta una gomma. E niente, tanti saluti a tutti da un gruppo finlandese. Ciao!